Ciao mamma. Sono arrivata a Parigi, dopo un bel viaggio. Sul treno ho incontrato dei francesi, veramente simpatici. Parigi è Parigi. Tutto è bello, luccica, grande, imperiosa. Non c'entra proprio niente con casa nostra. Il primo mese ho passato le notti in un superbo hotel. Mamma, a 5 stelle, una reggia come nei film. Marmo, oro, mosaico, sembra di essere il palazzo del Papa. E in più che ne sai te, è l'hotel delle vere star francesi. All'inizio, sai, mi avevano assegnato una piccola stanza, ma poi spazio, ho pensato. E allora ho preteso una stanza con un televisore più grande del letto, dove vedevo pure la Rai. E una vista sulla Torre Eiffel? Mozza fiato. Ho dormito come un piccolo principe. Sai, ho avuto un colloquio di lavoro nella banca dove lavora cugino Salvatore. E Salvatore ha un super posto, eppure rispettato. L'incontro è andato bene. Il direttore si è complimentato per il mio curriculum. Ha detto che sono la persona su cui puntare. Paf! Mi ha proposto un contratto. Già ho il mio ufficio. Un computer che è una vera setta. Figurati, oppure un disco duro. Roba da professionisti, ma... In pratica, sarei il banchiere di fiducia di clienti miliardari, artisti, sceicchi. Mi danno i loro soldi. E sai, da borsa, giù, su, destra, sinistra. Cose da economisti, ma... Lascia perdere. Sono sempre in giro a conoscere nuova gente, posti magici. Amsterdam, Singapore, Londra, New York, mamma! Il mese scorso ero a Londra, la settimana prossima sarò a Hong Kong e Singapore. Sai, mica è facile, sono a pezzi, ma guadagno pure, è bene. Pranzi e cene di lavoro, mangio bene. Poi sai, ma ho incontrato una ragazza bella, dolce, intelligente, e l'importante è che mi capisce. Ha avuto un colpo di fulmine per me. Si chiama Liz. Certo, il lavoro non ci permette di vederci spesso, ma la relazione la sento, è seria. Sicuro. Non fare la gelosa, è la ragazza che vorresti vedere al mio fianco. La settimana scorsa ho preso l'aereo per l'Olanda. Ho fatto firmare il più grosso contratto degli ultimi anni, per miliardi di dollari. E allora è arrivata la tanto sospirata promozione. La sera stessa sono andata a cena fuori con Alice, nel miglior ristorante parigino. Homard alla vaniglia e champagne. Pagato cash l'hotel e via! Ho trovato un appartamento che penso che comprerò. Certo, con i tipi dell'hotel avevo stretto e li ho visti tristi, un po'. Il giorno della partenza. Ma sai, mamma, l'appartamento ha 10 camere, il bagno con il bidet, ed è tutto ancora più bello dell'hotel. E la vista sulla Torre Eiffel? Oh, mamma, come saresti fiera di me. Lo so, per te è impossibile di venire, ma se vieni, ti prometto che sarai te la principessa della casa. Alice mi spinge per abitare insieme. Io non so, non mi sento pronto. Per il momento forse è meglio che lei resti dov'è. Tutto e subito mi sembra esagerato. E mamma, ti confesso pure una cosa. Ieri sera a cena con Alice ho capito di essere un uomo della sua vita. Mi ha detto ti amo. Je t'aime. Eh sì, sono italiano.